Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Questo è l'episodio numero 2 del book club di Giugissima, in cui vi mostrerò e vi parlerò di tutti i libri che ho letto nel mese di febbraio. Se non avete ancora visto, andate a guardare l'episodio numero 1 del mio book club, che è quello in cui vi ho illustrato tutti i libri che ho letto nel mese di gennaio e in cui ho anche parlato un po' dell'idea di questo book club, delle motivazioni che mi hanno spinto ad iniziare questo piccolo progetto e anche dello scopo del book club. Per riassumere, questo è semplicemente un posto in cui condivido le mie letture sperando di ispirarvi e sperando soprattutto di ricevere anche commenti da parte vostra con consigli di letture, con i vostri libri preferiti, in modo che questa community sia anche un piccolo luogo in cui ci possiamo confrontare, ci possiamo dare consigli. Non ci sono gare, non si tratta di chi legge più libri, chi legge più velocemente, è semplicemente un po' luogo confortevole per gli amanti dei libri e della lettura. Nel mese di febbraio ho letto 11 libri, alcuni più lunghi, alcuni più brevi, alcuni in formato cartaceo e 3 in formato digitale sull'iPad, sull'applicazione iBooks. Ho iniziato a utilizzare l'iPad per leggere perché mi sembra di non avere più spazio per mettere i libri e anche perché spesso voglio leggere libri in italiano oppure in inglese che non riesco a trovare, non riesco a reperire qui a Copenaghen, e poi in questo periodo anche le librerie sono chiuse, quindi è difficile procurarsi libri. Amazon ci sta mettendo un po' di più a consegnare i libri che ho ordinato e quindi mi sono decisa a provare a leggere in formato digitale e mi sto trovando bene. Preferisco sempre i libri cartacei, preferisco avere un libro in mano, sentirne il profumo, sfogliarlo, vedere a che punto sono, ma comunque se è un libro buono si riesce a leggere benissimo anche in formato digitale. Quando leggo sull'iPad cerco sempre di leggere con lo sfondo nero, in tutte le app di lettura si può cambiare lo sfondo in modo da non avere quello sfondo bianco che fa male agli occhi. Utilizzo lo sfondo nero e poi metto le impostazioni con le luci più gialle in modo che non mi dia fastidio agli occhi e anche se leggo prima di andare a dormire riesco comunque ad avere un buon sonno. Ma ora bando alle ciance e parliamo dei libri che ho letto a febbraio. Partirò dai libri fiction e poi passerò ai libri non fiction. Il primo libro fiction che ho letto è Le città invisibili di Italo Calvino. L'ho iniziato a leggere nei primi giorni di febbraio e la lettura è durata un po' di tempo perché si tratta di una raccolta di piccole descrizioni, le definirei descrizioni di città fantastiche, città inventate da Italo Calvino, collocate nell'ambito di un discorso tra Marco Polo e il re dei Tartari. È una lettura molto interessante, una lettura che consiglio di fare giorno dopo giorno leggendo soltanto un pochettino. Infatti io ho iniziato questo libro, ma poi nel frattempo ne ho letti altri perché occorre dedicare tempo sufficiente a questo libro, nel senso che non è uno di quei libri che si possono divorare in un giorno. Personalmente io mi sono trovata bene a leggere un pochino ogni giorno, qualche città, la descrizione di qualche città ogni giorno, in modo da potermi soffermare sui particolari, poter sentire le emozioni che Italo Calvino ha cercato di evocare con questo libro. E in questo modo sono riuscita ad apprezzarlo, quindi è quasi un libro di poesie, anche se in realtà si tratta di prosa, però ogni parola conta, ogni emozione evocata da ciascuna parola merita di essere assaporata fino in fondo. Molto consigliato, fa parte del periodo combinatorio, cosiddetto periodo combinatorio di Italo Calvino. Ho letto qualche articolo in più su questo periodo. Se siete incuriositi, c'è molto materiale su internet. Non è un romanzo, ma è più una raccolta di immagini. I 4 libri successivi che ho letto hanno costituito l'elemento centrale delle mie letture del mese di febbraio e si tratta dei 4 libri dell'Amica Geniale di Elena Ferrante. Il primo ce l'ho in versione cartacea, mentre gli altri li ho letti tutti sull'iPad perché non sarei riuscita a riceverli in italiano in tempi brevi e quindi ho deciso di leggerli sull'iPad. Ero molto scettica prima di iniziare a leggere il libro, ne avevo sentito parlare moltissimo e non ero sicura che si trattasse del mio genere, infatti forse non è il mio genere, però si tratta di un libro straordinario, mi è piaciuto tantissimo.
parlo di libro, ma in realtà mi riferisco a tutti e quattro i libri, perché la storia è una sola che si svolge, viene raccontata nel corso dei quattro libri. Si tratta della storia di una persona, Elena Greco, una bambina, e la incontriamo da bambina nel primo libro, e poi dopo ci racconta tutta la sua vita, ci racconta la sua amicizia con o il suo rapporto con un'altra persona che si chiama Raffaella Cerullo, detta Lila o Lina. E questo racconto che a tratti è di vita quotidiana, è del rapporto di queste due ragazzine, di queste due bambine che poi diventano ragazzine e poi donne, di come crescono, però la storia è raccontata veramente in maniera eccezionale, ci fa conoscere, è ambientata prevalentemente a Napoli, ci fa conoscere anche molto della storia di Napoli, sia dal punto di vista della vita quotidiana, quindi come vivevano le persone, all'epoca in cui, Elena Greco, che potrebbe essere anche Elena Ferrante, è cresciuta. E è una lettura che consiglio molto. Io non avevo grandi aspettative perché non pensavo che fosse il mio genere, non pensavo che mi sarebbe piaciuto, pensavo mi avrebbe annoiata. Invece ho veramente divorato tutti e quattro i libri, li ho letti tutti nel giro di 2 settimane. Ho letto molto perché, come ho detto, siamo ancora in lockdown, quindi non c'è molto da fare, però è stata veramente un'evasione molto 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 piacevole. Consigliatissimi tutti e quattro i libri. Tre libri successivi, per concludere l'ambito nella narrativa, sono quelli che compongono la trilogia dei colori di Maxence Farmin. I tre titoli sono Neve, Violino Nero e L'Apicoltore. Sono tutti e tre contenuti in questo volume della casa editrice Bompiani. Mi è stato consigliato, anche L'Amica Geniale mi è stato consigliato da molti di voi, e anche di questo libro qui ho letto in uno dei commenti che mi avete lasciato, quindi grazie alla persona che mi ha consigliato questo libro. Molto molto bello, li ho letti in momenti separati, nel senso che prima ho letto Neve, poi ho letto tutti e quattro i libri dell'Amica Geniale, poi ho letto Il Violino Nero e L'Apicoltore. Sono storie molto brevi, si potrebbero definire favole. Credo che la più lunga sia 120-130 pagine, ma sono dense di colori, come suggerisce anche il titolo della trilogia. Sono dense di emozioni, hanno una semplicità che si trasforma in poesia. Il primo libro e la prima storia è ambientata in Giappone ed è molto. Non vi voglio dire troppo, però il titolo Neve è molto rilevante e si parla molto di haiku, che sono una forma di poesia giapponese. Il Violino Nero è ambientato a Venezia e, come suggerisce il titolo, riguarda l'ambito della musica. E L'Apicoltore invece è ambientato tra la Francia e l'Africa e racconta la storia di una persona che è affascinata appunto dalle api. Non voglio dirvi di più perché credo che valga veramente la pena di leggere questi libri che nella loro semplicità trasmettono immagini molto belle. Cioè io ho letto i libri, ma è come se avessi visto queste immagini, seppur descritte con parole molto semplici. Quindi molto consigliato per chi vuole leggere qualcosa che è a metà tra una favola e una poesia. Passiamo ora all'ambito non fiction, quindi saggi e libri di crescita personale. Il primo che ho letto è Big Magic di Elizabeth Gilbert, del quale vi ho parlato in un video che è uscito un paio di settimane fa, vi lascio il link se vi interessa. Questo è un libro veramente bello per chiunque voglia ritrovare la propria vena creativa. A me è servito molto per rendermi conto che molto spesso la mia creatività è bloccata dalla paura, dall'apprensione, dal pensiero, dall'idea di non essere autorizzata ad essere creativa perché nella mia vita magari perseguo anche altri obiettivi. E questo libro dà la carica alle persone che vogliono reintrodurre e riscoprire la propria creatività e farle posto nella propria vita. Molto ben scritto, l'autrice racconta la propria esperienza personale, che secondo me ha molto valore, può aiutare molte persone. Ben scritto anche nel senso che è scritto in una maniera interessante e creativa, nonostante si tratti di un libro non fiction, quindi non un romanzo. I libri non fiction sono spesso considerati un po' aridi, troppo scientifici. Invece questo qui è scritto in maniera
molto fluida, molto interessante. Non riuscivo a metterlo giù, nel senso che anche se non c'era una storia vera e propria, ma la storia raccontata dall'autrice riguardo alla propria creatività mi ha catturata molto, quindi consigliatissimo. Il libro successivo è The Internet of Money. Questo si discosta molto dagli altri libri che ho letto. Si tratta di una raccolta di discorsi, di conferenze di Andreas Antonopoulos, che è uno studioso dei Bitcoin. Quindi questo libro è interamente dedicato alla criptovaluta che sta spopolando nel mondo, che è Bitcoin. Ho deciso di leggerlo perché mi interessa l'ambito delle criptovalute, sia dal punto di vista economico, sociale, ma anche giuridico, e quindi ne ho voluto sapere di più e ho letto questo libro. Credo che, anzi, sono certa che se cercate su YouTube trovate molte di queste conferenze anche su YouTube, quindi qua sono state trascritte nel libro, ma le trovate anche online se volete scoprire di più sui Bitcoin. Secondo me è un argomento molto interessante, molto attuale, quindi per questo ho deciso di scoprirne di più e vi consiglio questo libro oppure letture online se anche voi volete saperne qualcosa in più e stare al passo con il mondo che cambia. L'ultimo libro che ho letto a febbraio è Spark, questo è il libro numero 11, ed è un libro che tratta del rapporto tra l'esercizio fisico, il benessere del corpo e l'attività aerobica e anaerobica e il benessere del cervello, la crescita del cervello. In particolare in questo libro vengono messe in relazione le funzioni fisiche con le funzioni mentali e l'attività, soprattutto la corsa, l'attività fisica, con l'apprendimento, la creazione di collegamenti all'interno del nostro cervello che ci permettono di imparare di più, imparare più velocemente e ricordare quello che impariamo. E come potete immaginare, è un libro che ho trovato molto interessante perché io sono molto appassionata di tecniche di apprendimento e spesso, quasi sempre, condivido la mia passione su YouTube, e quindi per me è stato molto interessante capire come posso rafforzare il mio cervello e imparare meglio, imparare più velocemente utilizzando il mio corpo. Nel libro viene affrontata in particolare la relazione tra l'esercizio fisico e l'apprendimento, la depressione, l'ansia, lo stress. Proprio da un punto di vista scientifico. Il libro è molto scientifico, a differenza di Big Magic di Elizabeth Gilbert, che è una lettura più scorrevole, questo libro qui richiede un po' più di concentrazione perché ci sono molti termini medici, molti termini relativi all'anatomia che per chi come me, non è un esperto del settore possono essere un po' complicati. Però molto bello, lettura molto consigliata. Se vi può interessare, posso fare un video più specifico riguardo a quello che ho imparato da questo libro qui e magari anche quello che ho imparato dagli altri libri. Siamo quindi giunti alla fine della descrizione delle mie letture di febbraio, quindi 11 libri in tutto, di cui 3 sul mio iPad. È stato un altro ottimo mese di letture, spero che lo sia stato anche per voi. Come sempre trovate tutti i riferimenti ai libri sia in inglese, in lingua originale, sia in italiano, dove sono disponibili nel description box. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, di questo format. Fatemi sapere se avete letto alcuni di questi libri e se vi sono piaciuti. Immagino che molti di voi hanno letto L'amica geniale. E sono sempre prontissima ad accogliere tutti i vostri suggerimenti di letture. Come avete potuto vedere, 7 dei libri che ho letto sono in realtà frutto dei vostri suggerimenti. Quindi mi fa molto piacere, trovo molto utile l'apporto che voi date a questo canale nei commenti, soprattutto nell'ambito di questo book club. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, mettete mi piace, seguitemi su Instagram dove mi vedete leggere in tempo reale, spesso condivido momenti di letture. Io vi auguro una buona domenica, vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.